appena uscita la Clerici dalla prova del cuoco, so che è entrata la Isoardi, ma io sto ancora spingendo forte, vi darò la prova, sfarfallerò intorno ai nostri chef e cercherò di carpirne qualche segreto e raccontarlo anche a voi. Quindi mi autocandido, diciamo, alla conduzione della prova del cuoco e basta così. Potrei essere il nuovo Maddaleno Ciambellotti. Ma... Ciambellotti faceva la prova del cuoco a Prato, no? Sì, TV Prato, c'era la Ciambellotti, faceva sfida ai fornelli. L'attore pratese Luca Calvani, testimonial di It Prato, è stato il mattatore dello show cooking al Giardino Buonamici, una presentazione di 4 piatti da parte di altrettanti chef di 4 ristoranti pratesi, il Decanter, le Garage Bistro, il Capriolo e l'Enosteria Mangia, che nonostante il tempo incerto di oggi pomeriggio ha richiamato gli amanti della buona cucina. La nostra salsiccia di mare, che è composta con tonno, salmone e pesce spada, e che viene lavorata esattamente come una classica salsiccia di carne, però invece fatta di pesce, aromatizzata con del finocchietto e del vino rosso per comporre il nostro piatto. Lo show cooking al Palazzo Buonamici è uno dei tanti eventi disseminati in tutta la provincia che fino a domenica animeranno It Prato, una tappa della manifestazione che abbina arte e gusto, si è tenuta al Convitto Cicognini, dove si è parlato del cibo dei convitti prima dell'età dei consumi, dal 700 fino ai primi del 900 e a Gian Burresca. Un altro elemento che è venuto fuori da questa ricerca è la stagionalità e l'uso di cibi che si trovavano nelle vicinanze. Per esempio nel nostro Convitto Cicognini in inverno, invece che dare la frutta fresca, si davano i fichi secchi che sono uno degli emblemi di Carmignano. Un focus è stato poi dedicato alla storia del pane e delle farine. Se ne sente molto parlare della parte dei grani antichi, però teniamo presente che quando si parla di grani antichi, per la stragrande maggioranza noi prendiamo quelli della riforma agraria dei primi 20-25 anni del Novecento, quindi siamo su quella tipologia di grani. Con alcuni studi, anche quelli che ci provengono dagli scavi archeologici, si è provato a piantare semi anche più antichi, mi riferisco anche a quelli pompeiani, ma non solo, e con risultati ovviamente diversi. Perché? Perché dai primi del Novecento è entrata anche la chimica. Domani Il Prato prosegue con tante iniziative, colazione dei ricordi nelle pasticcerie di Prato, il cibo che si fa arte con visite speciali pomeridiane al Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano e ancora show cooking e degustazioni sulla terrazza del Giardino Buonamici a partire dalle 18 e l'itinerario notturno Pane e Stelle attraverso i luoghi della panificazione cittadina.